in questa circolarità, nella costruzione di questa rete, si va un po' dappertutto. I libri di cucina medievali scritti a Napoli vengono copiati al nord, quelli scritti in Toscana vengono copiati al sud, vengono tradotti in dialetto veneziano, cioè sono molte le direzioni di questa circolazione di culture, però se c'è una direzione chiave è quella da nord a sud, da sud a nord. E è curioso per esempio che un personaggio strano, un erudito del Cinquecento che si chiamava Ortensio Lando, immagina di fare un itinerario gastronomico dell'Italia, cioè di andare, il turismo gastronomico è un'invenzione moderna naturalmente, però l'idea non mancava nell'antichità. Questo Ortensio Lando ha di fronte a sé un visitatore immaginario dell'Italia e gli dice: se vuoi conoscere le bellezze e le ricchezze del nostro paese, fai così, vai in Sicilia a mangiare i maccheroni, poi vai a Taranto a mangiare i pesci, e poi di città in città segue un itinerario più o meno, insomma, non è proprio un itinerario Michelin garantito, però ti dà l'idea di una cosa che per lui parte dalla Sicilia, arriva in Lombardia e finisce a Genova. Non vuol dire niente, ma vuol dire che in realtà il nostro schema mentale per cui nord, centro e sud si potrebbe anche rovesciare. Certo. Poi tu dici, a proposito di questo percorso da guida Michelin, che le cose che trova ovunque sono soprattutto i salumi, i formaggi e le confetture, cioè le conserve, che è una cosa molto nostra anche questa, no? Sì, sì. Un'altra cosa interessante quando si parla della circolazione delle culture alimentari è sottolineare come la diffusione di questi prodotti spesso significa puntare su prodotti conservabili, quindi salumi, formaggi, confetture, e sono cose che si trovano un po' sui mercati cittadini e che garantiscono questa conoscenza a tutto campo. Ora, quali sono poi i confini di questo spazio Italia? Ci sono anche dei temi politici molto interessanti. Ci sono confini reali, economici, di scambio, ma anche confini mentali, cioè la percezione di quello che è Italia. Nel Medioevo e ancora nel Rinascimento, fino al 600, esclude un pezzo molto significativo, che è il Piemonte. Già. Cioè, in questa Italia del 500, c'è Roma, c'è Napoli, c'è la Sicilia, c'è Bologna, c'è Firenze, c'è Genova, c'è Venezia, c'è Milano, Torino è assente. Torino è assente fino a che i Savoia non decidono di trasferire la loro capitale al di qua delle Alpi. E qui si innesta un tema anche politico, perché poi saranno loro a fare in qualche modo l'unità d'Italia, e questo è un paradosso, no? È un'unità fatta dall'esterno in qualche modo. Perché nel Medioevo i libri di cucina savoiardi sono qualcosa che appartiene di più all'area francese che non all'area italiana, e per questo scappi che ho già citato più volte, che rappresenta la cultura rinascimentale proprio nella sua forma più alta, l'Italia c'è tutta, nord, sud, est e ovest. Est e ovest. Anche la Padania. C'è tutto, perfino la Padania c'è. E poi questa variante est-ovest a cui accennavi tu prima è anche molto interessante. Cioè, noi siamo abituati a pensare l'Italia in senso verticale, invece Scappi ci fa capire come c'è una dimensione est-ovest altrettanto importante. Cioè la catena appenninica è qualcosa che separa molto l'area adriatica dall'area tirrenica. E Scappi tante volte fa dei confronti, non dice mai, lo accennavo anche prima, come si fa, dice come lo fanno sul Tirreno e come lo fanno sulla Adriatica, come cucinano i pesci quelli di Chioggia e come lo cucinano quelli della costa toscana, e queste differenze pongono un modo diverso di guardare, cioè si può guardare l'Italia di traverso, che poi restano ancora, che poi restano ancora, sì, perché ci sono delle somiglianze fra le cucine
tirreniche, per esempio fra Genova e Napoli, a volte forti quanto ce ne sono sull'area adriatica tra Ancona e Venezia o Bari. Non c'è dubbio, mentre ci sono delle diversità totali tra i prodotti di pesce della costa adriatica e quelli della costa tirrenica, sono cose molto diverse. C'è un'altra valutazione interessante, sempre guardando questi ricettari. Un secolo dopo, più o meno, quindi metà del 600, abbiamo Bartolomeo Stefani, altro grande cuoco dei Gonzaga, quindi una cosa bolognese, di nascita bolognese, che ogni tanto ci siamo noi. Che però, proprio forse perché era bolognese allora, valorizza molto questa idea dello scambio. Cioè la cucina deve essere fatta di ingredienti che vengono buoni, ma che vengono da ovunque. E dice, ci vogliono buoni destrieri per andare ad acquisire dei prodotti che sono sparsi per i diversi territori italiani. E per esempio dice, a proposito di quello che si accennava prima, Bologna produce finocchi bellissimi, uve e grosse olive, e di queste cose ne comparte, quindi esportava, a tutta la Lombardia, Romagna, Firenze, province vicine, perfino a Roma. Quindi noi esportavamo questi prodotti degli orti, dei campi, fino a Roma. E dice appunto, naturalmente per procurarsi questi prodotti occorrono buoni destrieri e buona borsa. Per dire che questa rete di scambi ovviamente rimane per molto tempo una rete d'Italia, è il tema che accennavo prima. Stefani è proprio un teorico di questa immagine della rete di città. E lui dice non limitatevi al pane della città natia, perché di cose buone ce ne sono dappertutto. Tutto sta andarle a trovare, andarle a cercare, conoscerle. Cioè, il tema della conoscenza è fondamentale in questa immagine della cultura gastronomica.